Un cordiale saluto a quanti seguono questa edizione del nostro giornale che sarà in larga parte dedicata alla donna. Oggi è l'8 marzo e per loro un fiore significa anche da parte nostra un doveroso riconoscimento. Ma andiamo avanti con il giornale. Sarà una protesta plateale quella che organizzeranno lunedì prossimo gli autisti del consorzio SCAT, decisi a fermare i loro pullman in mezzo alla strada senza più proseguire le corse. Motivo della manifestazione ancora una volta gli stipendi che per alcuni arrivano in ritardo, mentre per altri non arrivano del tutto. Coinvolti gli autisti dell'Arfea, ma anche del CIT di Novi Ligure, e il blocco partirà, come dicevamo, lunedì alle 8.30, ma potrebbe anche estendersi nei giorni successivi. Gli autisti rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio, ma poco sembra importare di fronte ad un stillicidio di soldi che arrivano proprio con il contagocce. Dopo le difficoltà di gennaio, infatti, gli stipendi di febbraio non sono ancora arrivati e non sono ancora stati garantiti nemmeno, e sembra che slitteranno ancora di una settimana. Il tutto mentre i lavoratori dell'Arfea attendono l'incontro con l'amministrazione provinciale per capire quale sarà il loro futuro. E la crisi purtroppo non guarda in faccia nessuno, e intanto si è verificata una situazione che sta per esplodere ed è quella relativa all'ATC, all'azienda territoriale casa della provincia di Alessandria, che deve far fronte alla crisi delle famiglie che occupano gli alloggi di edilizia popolare, molte delle quali non riescono più a pagare queste famiglie, non riescono più a pagare gli affitti, mentre altre proprietarie degli immobili si sono viste requisire le proprie case dalla banca perché non in grado di far fronte alle rate dei finanziamenti. Preoccupati i vertici dell'ATC, che hanno avviato una serie di collaborazioni con la Guardia di Finanza, i servizi sociali e i comuni per avere da loro una situazione esatta su chi ha realmente difficoltà tra i cittadini che occupano le case popolari. Sta infatti anche crescendo in maniera preoccupante il numero degli abusivi, che grazie alle segnalazioni di una vera e propria organizzazione riescono, dietro pagamento, a sapere per tempo quando si liberano gli alloggi, così da occuparli senza averne alcun diritto. Della situazione si sta interessando anche la prefettura, contraria naturalmente agli sfratti in massa. La pagina della politica. Ormai ci siamo. Il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, sembra decisa più che mai a cambiare la squadra degli assessori che guideranno la politica della città di Alessandria. Molto probabilmente ci sarà una prima verifica della maggioranza e poi si aprirà la crisi di giunta che porterà sicuramente alla nomina di nuovi assessori. Il servizio di De Vinci. Dopo l'intervento del sindaco Rita Rossa durante il Consiglio Comunale di Alessandria che si è tenuto ieri, è praticamente partito il toto assessori. Ieri il sindaco ha infatti annunciato che oltre alla verifica di maggioranza potrebbe essere imminente l'azzeramento dell'intera giunta. Lo aveva già detto nei giorni scorsi, è necessaria maggiore coesione tra le forze politiche che la sostengono e unità di intenti con tutti gli assessori, o si azzera tutto e si riparte con una nuova squadra. A causare l'allontanamento delle posizioni politiche sono i circa 300 esuberi delle aziende comunali, qualcuno parla addirittura di 500 persone di troppo nella macchina complessiva comunale che altrimenti non potrà mai pareggiare i conti tra spese e ricavi. La ricerca del metodo per raggiungere il pareggio dei conti è quello che divide. Il primo era stato l'assessore Nuccio Puleo ad abbandonare. Il secondo a rimanere fuori in caso di rimpasto sarà quasi certamente l'assessore Giorgio Barberis, Federazione della Sinistra, schierato contro ogni tipo di licenziamento immediato. Ma per altri motivi, come ad esempio l'arruolamento in un partito diverso rispetto a 9 mesi fa, potrebbe rimanere fuori anche il vice sindaco e assessore Oria Trifoglio. Già previsto imminente anche l'abbandono dell'importantissimo assessore alla sostenibilità economica Pietro Bianchi, destinato a ricoprire il posto di presidente dell'AMAG. In questo caso, visto il numero di partecipate e di problemi conseguenti, forse ci andrebbero 2 assessori all'economia.
Per ora però non trapela nessun nome. Nella nuova squadra di assessori potrebbero invece essere chiamati il capogruppo PD in Consiglio Comunale Giorgio Bonante, ma anche Marica Barrera e Maria Teresa Gotta. E poi l'ultimo, ma non meno importante, anzi un ruolo innovativo sarebbe assegnato al senatore Enrico Morando. Il compito sarebbe quello di fare pressione sul governo per rendere più umana la legge sul dissesto sotto la quale rischia di soccombere l'intera città di Alessandria. Si è temuto il peggio questa mattina per uno scontro frontale avvenuto fra due auto sulla strada provinciale che da Casaccio Ermeli porta a Predosa. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in stato di osservazione in ospedale ad Alessandria. Ecco, vediamo queste immagini. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. L'incidente stradale è avvenuto appena fuori dall'abitato di Casaccio Ermeli, tra una Fiat Panda e una Golf Volkswagen. Sul posto sono giunte le ambulanze 118 dei vigili del fuoco di Alessandria, i quali hanno dovuto tagliare le lamiere contorte della Fiat Panda per estrarre dall'abitacolo la conducente. Sulle cause che hanno provocato lo scontro sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale, che non esclude quella del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. E siamo alla cronaca giudiziaria. È a rischio di prescrizione il processo a carico di 5 dirigenti dello stabilimento Michelin di Spinetta Marengo, accusati a vario titolo per le malattie e le cause che avrebbero provocato la morte di alcuni operai dell'azienda. I termini scadono il prossimo anno, ma il giudice avverte che il dibattimento potrebbe finire molto più tardi, per questo i termini potrebbero scadere. Vediamo il servizio. È un processo destinato a durare due anni, a dirlo il giudice unico, Milena Catalano, chiamata a processare 5 dirigenti Michelin imputati di omicidio e lesioni colpose per la morte nel corso degli anni di 12 lavoratori e la malattia di altri 20 contratta a causa delle lavorazioni. Ma il pool degli avvocati, parte civile con gli eredi di tutti i defunti e per 14 di 20 che lamentavano malattie professionali contratte sul lavoro, per gli altri è scattata la prescrizione, ritiene che si debba giungere a sentenza molto prima anche per evitare la prescrizione. E intende battersi per ottenere che il giudice possa disporre di molto più tempo da dedicare a questo processo delicato e difficile, in modo da arrivare a sentenza in tempi assai più rapidi. La prima udienza si è risolta brevemente. Sono state depositate altre 4 costituzioni di parte civile, INAIL e 3 privati. Il giudice dirà se le accetta il 7 maggio. Il 4 luglio verranno discussi i preliminari. A settembre si entra nel vivo del processo. Sono tempi biblici per una vicenda che si trascina da tempo. Depositato un primo esposto per conto della CGIL a metà degli anni 90. Già allora c'erano malattie e decessi. Fu anche disposto un approfondimento tecnico, ma il perito concluse che tutti erano morti per cause naturali, dice Piero Nobile, parte civile per il sindacato. Solo di recente però i 5 direttori, in epoche diverse dello stabilimento Michelin, sono stati incriminati per aver cagionato la morte per forme cancerogene a polmone o vescica di 12 dipendenti dello stabilimento di Spinetta occupati dal 71 al 94 e lesioni personali gravi o gravissime a 20 che hanno prestato attività dal 70 al 2003. Gli imputati sono Giancarlo Borella, Emilio Tovo, Bartolomeo Berello, Giovanni Alberti, Jean-Michel Bellou, che ovviamente negano. La sentenza di condanna dei giudici del Tribunale di Alessandria a carico dell'ex presidente del Consiglio Comunale e parlamentare Maurizio Grassano non ha tenuto conto di alcuni importanti elementi a difesa degli imputati. Per questi motivi, ha sostenuto in Corte d'Appello a Torino il difensore Giuseppe Lanzavecchia, Maurizio Grassano va assolto. Emma Camagna. La sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria non ha tenuto conto o non ha valutato gli elementi a difesa, le deposizioni dei tanti testimoni che hanno avuto contatti di lavoro con lui e quindi va riformata. Maurizio Grassano deve essere assolto con formula ampia perché il fatto non sussiste. Questa è la richiesta avanzata da Giuseppe Lanzavecchia e Vittorio Spallasso alla Corte d'Appello di Torino, che si deve pronunciare sull'ex presidente del Consiglio
Consiglio Comunale ed ex parlamentare, condannato in primo grado a 4 anni per falso e truffa al Comune, in riferimento ai 760.000 euro versati dall'ente pubblico come rimborso per le assenze dal lavoro di Grassano quale dirigente della Vega Verniciature di Novi. Per lui il procuratore generale ha chiesto invece la conferma della sentenza alessandrina con una riduzione di 6 mesi, quindi 3 anni e mezzo. La stessa pena per Sergio Cavanna, l'imprenditore novese, titolare di quell'azienda, pure accusato di concorso in truffa al Comune. Per lui il difensore Alberto Genovese ha chiesto a sua volta piena soluzione. Sentenza lunedì. In sostanza, per la difesa, il pubblico amministratore aveva tutte le carte in regola per essere un ottimo dirigente. Era sempre in giro per cantieri, faceva preventivi, otteneva commesse e finanziamenti, acquistava macchinari e materiali. Era lui ad occupare la scena, tant'è che i più neppure conoscevano il suo datore di lavoro. Certo guadagnava molto, ma ciò avveniva già prima che facesse il suo ingresso alla Vega. Non basta affermare che Grassano percepiva una retribuzione spropositata, bisogna specificare di quanto lo fosse, e ciò mai è avvenuto, quindi non si può dimostrare l'elemento essenziale del reato. È stato firmato a Torino l'accordo tra sindacati, azienda e Regione Piemonte che prevede 6 mesi di cassa integrazione per i dipendenti della ditta Oda di Arquata Scrivia. Il documento consente così ai 30 operai di ottenere questo tipo di ammortizzatore sociale fino al prossimo 7 settembre. Da oggi i dipendenti sono quindi coperti dalla cassa in deroga e potranno evitare di presentarsi in fabbrica. E siamo alla pagina tutta dedicata alla festa della donna, a cui dicevo prima bisogna portare sempre con molto rispetto. Tutti la chiamano festa dell'8 marzo, dovrebbe essere invece una giornata di riflessione per ricordare le battaglie di ieri e di oggi delle donne che ancora adesso cercano di farsi strada tra mobbing, stalking e deprecabili violenze, come abbiamo più volte detto nella pagina della cronaca. Ma sentiamo questo servizio curato da Chetti Porcetto. La storia di Carmen è forse l'ultima in ordine di tempo. 6 anni fa in America l'ex marito le bruciò con soda caustica l'80% del corpo e soprattutto l'intero volto. Dopo l'attacco, per sedarle i dolori, venne tenuta per mesi in coma farmacologico, poi visse coperta da bende finché qualche settimana fa un'equipe medica di Boston l'ha sottoposta a trapianto totale del viso, un intervento durato 15 ore. Al mondo purtroppo ci sono tante storie come quella di Carmen, una donna tenace combattente che nonostante le malformazioni non si è arresa né piegata alla violenza inaudita di un uomo che amava così tanto da farsi portare all'altare. Donne stuprate, offese nel loro intimo più prezioso, la dignità. Oggi si celebra la giornata internazionale dedicata alla donna e la mimosa, simbolo di questa ricorrenza, più che mai è macchiata del sangue di quante ogni giorno subiscono ogni tipo di violenza. È una giornata commerciale dove i fiorai in regola e gli ambulanti abusivi si sono preparati mazzolini gialli con tanto di fiocchetto per essere acquistati dagli uomini, anche quelli più distratti, che alle 19:30, fermi al semaforo, si ricordano dell'8 marzo solo per aver notato l'indiano di turno con in mano il suo mazzetto di mimose in vendita. È una giornata del ricordo che si lega strettamente alla storia del movimento per i diritti femminili, ma anche alle lotte operaie. La scelta dell'8 marzo ricade al 1908, quando in una fabbrica di Washington Square a New York avrebbero preso fuoco 129 operaie che protestavano. Una versione che negli anni è andata sempre più assottigliandosi, in quanto pare che nessun giornale americano dell'epoca abbia mai riportato quella tragedia. Ma comunque sia, oggi la memoria corre necessariamente indietro nel tempo, a partire dal 7° congresso internazionale socialista che si tenne a Stoccarda nel 1907, nel corso del quale venne discussa la questione femminile e la rivendicazione del voto alle donne, fino ad arrivare agli anni 70, quando in Italia nacque il movimento femminista che lo
l'8 marzo del 1972, si raccolse in piazza Campo dei Fiori a Roma in una manifestazione di protesta alla quale partecipò anche l'attrice Jane Fonda e nel corso della quale per la prima volta si inalberarono cartelli con scritte per quegli anni scandalose come quelle di legalizzare l'aborto. Tre anni dopo, nel 1975, le Nazioni Unite hanno designato l'8 marzo come anno internazionale delle donne e proprio in quel giorno le organizzazioni femminili hanno celebrato la giornata per la prima volta in tutto il mondo. Oggi l'8 marzo si chiama feste, banalmente. Ogni uomo celebra la donna come fosse la Madonna, mimosi in mano, niente litigi e complimenti a ogni respiro. L'8 marzo deve essere una giornata simbolo per fare in modo che tutti i giorni di ogni anno vengano ricordate le battaglie femminili di ieri e di oggi, le violenze, le condizioni inumane in cui vivono le donne nei paesi sottosviluppati, le lotte di chi è sola a dover crescere i propri figli, il mobbing, lo stalking, chi non c'è più perché è morta sotto i colpi di una pistola, sparati dalla gelosia di omuncoli deliranti, chi si deve far strada in una società maschile dove contano solo le esteriorità e così via, forse per almeno una mezz'ora. Una giornata, insomma, dedicata alla donna, non la festa della donna. Questo era l'omaggio del nostro telegiornale alla donna in questa giornata, ma vogliamo alleggerire un po' il tema, l'argomento dell'8 marzo. Siamo andati in giro, l'ha fatto per noi Alessandro Della Ca, a chiedere alle donne, questa domanda è particolare, con quale personaggio famoso vorrebbero passare questa giornata di festa. Vediamo le sue interviste. E chi l'ha detto che la giornata delle donne bisogna passarla per forza tra donne? E magari non con un tipo così. A pensarci bene, la scelta è vasta e considerato che il consumismo ci impone, oggi più che negli altri giorni dell'anno, di farci belle prima di tutto per noi stesse, perché per un giorno appunto non pensare in grande? Con chi vorrebbe passare questa giornata? Forse Brad Pitt. Ci si può accontentare? Sì, direi di sì. Rimane un sogno, però sì. Beh, essendo una golfista, io direi Tiger Woods. E la signora? Con Rosolino. Vado sul nuoto, sullo sportivo. Con Jacob di Twilight. Quindi con un attore? Sì, 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 sì. E la signorina? Io vado sull'italiano, vado su Gabriel Garco. Chi vorrebbe avere al suo fianco in questo giorno? Ah, boh, non saprei, ce ne sono troppi. Beh, andiamo a scegliere tra un Brad Pitt e un George Clooney? Brad Pitt sono più giovane, George Clooney è per le signore più grandi. Allora, a me mi piace tanto Gabriele Garco, ecco, mi piacerebbe passare una giornata con lui. Se mi sente il mio marito, oddio, mi ammazza. Speriamo proprio di no. Comunque andiamo avanti con il nostro telegiornale. Le donne dell'Associazione Commercianti di Alessandria hanno nominato un nuovo direttivo di terziario donne, presidente Vittoria Poggio, che sintetizza come l'attività dell'associazione deve essere rivolta alla creazione di una cultura d'impresa al femminile. Vediamo il servizio. L'Associazione Commercianti della provincia di Alessandria, ASCOM Confcommercio, ha rinnovato il direttivo di terziario donna, che rappresenta la parte femminile di ASCOM Confcommercio. Nel programma di attività tra eventi e formazione c'è stato un seminario di 3 giorni, full immersion, sulla comunicazione, come ci ha illustrato il presidente di terziario donna, che è Vittoria Poggio. È stato un seminario Donne Governance, dalla comunicazione al successo aziendale. È un'iniziativa che rientra nel programma nazionale di terziario Donna Confcommercio per promuovere la leadership al femminile. Sono stati 3 giorni molto, diciamo, partecipati, 3 giorni che hanno visto il gruppo fare scambio di esperienza, quindi un rapporto molto condiviso, un rapporto che è stato guidato da un esperto della comunicazione e della formazione manageriale, il professor Lino Barbasso, che ha diciamo, utilizzato strategie di coordinamento per costruire quello che normalmente si discute
definisce con un termine inglese team building, cioè la costruzione di una squadra. E questo perché? Perché chiaramente quello che la cultura diciamo all'interno di Terziario Donna, la cultura al femminile, è quella di trasferire in concreto alle imprenditrici strumenti che valorizzino, che aumentino quelle che sono le competenze e le strategie di relazione. C'è poi un'iniziativa che sarà domenica 17 marzo che si chiama Le Donne per le Donne. Cosa consiste? Sì, Le Donne per le Donne è un programma pensato, diciamo ideato dalle commercianti alessandrine associate a Ascom, e si tratta di eventi e momenti di intrattenimento nelle vie e nelle piazze della città dedicato alle donne e alle donne alessandrine e non, quindi momenti di diciamo incontri e di formazione su quella che è l'arte del galateo, quella che è l'arte floreale e quello che può essere anche la letteratura o le letture di donne che si sono distinte del passato e di oggi. Nella pagina sportiva parliamo di calcio e passiamo insieme a Gianluca Ardiani il quadro delle partite che si disputeranno durante il weekend. Il Dertona in Serie D ospiterà la Lavagnese, anche se la gara resta a rischio rinvio per le condizioni del terreno di gioco dello stadio Coppi. Derby piemontese per la Novese, che sarà di scena ad Asti, mentre il Villa Alvernia farà visita al Sesti Levante. In seconda divisione il Casale giocherà al Natal Palace, cioè lo stadio comunale Casale, contro il Mantova, mentre l'Alessandria sarà impegnata in trasferta contro il Castiglione in una sfida contro una diretta concorrente per la zona playoff. Tra poco, come vi dicevo, tutti i particolari nel servizio curato da Gianluca Ardiano. Poi sentiremo quali saranno le notizie sul tempo e le notizie utili. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. L'Alessandria si prepara alla sfida di domenica in trasferta contro il Castiglione, squadra partita mille in campionato e che è stata l'autentica sorpresa per buona parte della stagione, ma che nell'ultimo mese ha rallentato il passo con un solo punto nelle ultime quattro giornate. I grigi devono comunque fare attenzione contro una compagine che fa della compattezza difensiva il suo punto di forza ed è abile a colpire in contropiede. Il Castiglione attualmente ha 44 punti in classifica in piena zona playoff, 5 lunghezze sopra Cammarotto e compagni. Proprio il capitano grigio è uno dei dubbi di formazione per Mister Cusatis. Il difensore non è al meglio, così come Servili, ma entrambi dovrebbero scendere regolarmente in campo. In attacco Rossi è candidato ad una maglia da titolare, a fargli posto probabilmente sarà Ferretti. Confermato il centrocampo visto contro Savona con Roselli, Menassi e Mora. Sulla fascia destra rientra dall'infortunio Gambaretti, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Boron. Quello di domenica contro i Lombardi sarà un banco di prova importante per l'Alessandria, chiamata a non perdere terreno con la zona playoff, in attesa di recuperare il match contro il Valle d'Aosta. Arbitrerà l'incontro Mirko Mangialardi della sezione di Pistoia. Nuvole nere all'orizzonte per il Casale, che riceverà il Natal Palace in Mantova. In classifica la squadra di Buglio è al penultimo posto, davanti solamente al Milazzo, e ancora in attesa di ricevere i punti di penalizzazione per il mancato pagamento di stipendi e contributi entro i termini stabiliti dalla Lega. I pagamenti non sono ancora stati saldati completamente e la situazione ha convinto i giocatori a procedere nelle loro intenzioni di messa in mora della società. Dal canto suo il patron di Stanislao si difende, dichiarando di aver già pagato in parte gli stipendi e che il ritardo sarebbe dovuto a debiti creati dalle passate gestioni. Dal calcio al basket, con la Junior Casale che nel weekend sarà di scena a Trento per la Final Four di Coppa Italia. Pierici e compagni giocheranno sabato alle 20.45 contro i padroni di casa. Nell'altra semifinale in campo Pistoia e Scafati. Finalissima in programma domenica sera alle 20.00.